E infatti ha perso. La tragedia qual è? Che quando Berlusconi perde, vince il centro-sinistra. Questa è la vera tragedia italiana. Se si riuscisse a fare in modo che lui perde, ma non vince il centro-sinistra, ma qualcun altro, tipo, non so, dei politici presi all'estero, per esempio, anche usati, anche di seconda mano, dato che vanno in pensione presto all'estero, di solito vanno in pensione quando i nostri muovono i primi passi in politica, no? Casini ormai ha quasi 60 anni e ancora è considerato imberbe, è considerato da svezzare, no? Quando avrà una prostata così, finalmente lo lanceranno anche lui per la carriera. Ma adesso è giovane ancora Casini, ha solo 60 anni. Rutelli, il giovane Rutelli, chiamano così il giovane Rutelli, eccetera. All'estero a 50 anni sono a casa. Quindi un Aznar usato, un Blair di terza mano, persino McCain, no? McCain, Averne di McCain, avete visto con quale signorilità ha messo la sconfitta, eccetera, eccetera. Politici usati che potessero sostituire Berlusconi senza farci ricascare nel centro-sinistra, perché la tragedia è appunto questa, che Berlusconi è un vaccino che funziona benissimo contro se stesso. Il problema è che il centro-sinistra è l'antidoto al vaccino Berlusconi. Per cui, mentre Berlusconi impiega 5 anni per farti capire che non è capace, il centro-sinistra impiega 1 anno e mezzo per far dimenticare le puttanate che ha fatto quell'altro la volta precedente e per farlo ritornare. L'hanno resuscitato già 3 volte, vedremo se stavolta riescono nella quale D'Alema ci sta lavorando. L'altro giorno ha detto: se proprio fosse necessario potrei sacrificarmi e tornare. Bisognerebbe fondare anche su Facebook, lo dico a chi ci va, a chi frequenti questi social network, proprio dei club. Massimo, non farlo, no? Non sacrificarti, non ne vale la pena, no? Lascia perdere. Stiamo ancora pagando il tuo penultimo sacrificio, non ce ne dare uno nuovo, no? Perché purtroppo c'è il rischio che il centro-sinistra ricaschi nelle mani di questi tromboni che hanno già resuscitato Berlusconi un sacco di volte. Questo sarebbe letale, ma che Berlusconi abbia iniziato la sua ennesima parabola discendente, su questo io ci metterei le mani sul fuoco, il che non significa che sia finito, proprio perché abbiamo questa bella truppa dall'altra parte, però sicuramente l'attenzione della stampa internazionale e un pochino di ribalzo anche di un pezzo della nostra stampa ha fatto subito il miracolo di fargli perdere un bel po' di voti, soprattutto in quel mondo cattolico che tutto gli aveva perdonato, ma che forse trovò un pochino eccessive 50 mignotte alla volta a Palazzo Grazioli o a Villa Certosa. Si è presentato come l'alfiere di Santa Romana Chiesa, probabilmente ci si è resi conto in quegli ambienti che non è proprio l'alfiere migliore. Allora, per chiudere, noi abbiamo deciso, vista la condizione miserevole della stampa italiana che riesce addirittura a farsi precedere da quella straniera, di fare un giornale, di fare da settembre un quotidiano che si chiamerà Il Fatto Quotidiano, sarà diretto da Padellaro, ci scriveremo io e tanti altri che via via vi diremo quando li avremo assunti, che dovrebbe proporsi di raccontare i fatti, di dare le notizie, quindi una cosa estremamente bizzarra, eccentrica. Qualcuno dirà: un giornale che dà le notizie, cioè, dove andremo a finire? Ma effettivamente è un grosso salto nel buio dare le notizie per un giornale, infatti non lo sta facendo nessuno in Italia, naturalmente. Un piccolo giornale di 16 pagine, tutto a colori, che uscirà su carta e uscirà anche con una versione online, e che parlerà delle cose di cui gli altri non parlano e racconterà le cose che gli altri non raccontano. Il vantaggio è che è pure in italiano, quindi non bisogna comprare un giornale inglese per leggere quello che succede a casa nostra. L'handicap è che non ha soldi, nel senso che, avendo deciso di non avere un padrone, altrimenti non si potrebbero raccontare le cose che vogliamo raccontare noi, non avendo un editore che mette i soldi in cambio diciamo della strumentalizzazione del giornale ai suoi fini, abbiamo deciso di farla noi la società. Qui c'è Cinzia Monteverdi che è uno degli azionisti, un altro, un piccolo sono io, un altro è Padellaro, insomma ci siamo messi in gioco personalmente con delle quote anche nostre, abbiamo trovato un gruppo
di amici che ci hanno dato una mano. Naturalmente vivremo se il giornale venderà ogni giorno almeno 15.000 copie, questo è più o meno il calcolo. Io penso che siano molti di più di 15.000 le persone che vogliono un giornale così, o almeno mi illudo, ma in ogni caso per tastare subito il terreno abbiamo deciso di fare una campagna abbonamenti preventiva, nel senso vorremmo sapere prima quanti sono interessati al nostro giornale. Poi chi decide di rischiare con noi e quindi di abbonarsi prima che il giornale esca sulla fiducia avrà un forte sconto, naturalmente, perché è un'indennità rischio anche in questo caso. Chi invece lo farà dopo il 31 luglio pagherà un abbonamento proporzionato al costo del giornale, che poi è 1,20 euro e che esce 6 volte alla settimana, non esce il lunedì. Quindi se vi volete abbonare trovate le indicazioni sul volantino che vi è stato dato e sono presenti sul sito antefatto.it oppure sul blog solito nostro voglioscendere.it. Dato che abbiamo soltanto la rete come strumento di comunicazione, perché non possiamo permetterci di fare spot televisivi, radiofonici o manifesti o cartelloni o cose del genere, poi ci affidiamo anche al passaparola, quindi se tutti voi vogliono far sapere alle persone che pensano siano interessate a questo giornale, trasmettano la notizia e magari passino una fotocopia di questo volantino. Non sarà un giornale di destra o di sinistra, è ora di piantarla con i giornali di destra o di sinistra. Le notizie non sono né di destra né di sinistra, le notizie sono notizie, e quando una notizia è di destra vuol dire che è falsa, esattamente come quando una notizia è di sinistra vuol dire che è falsa. Le notizie sono quello che succede, noi vorremmo raccontare quello che succede, dopodiché separatamente in corsivo diremo anche che cosa pensiamo di quello che succede, e naturalmente ci saranno persone molto diverse fra loro che diranno cose anche molto diverse fra di loro e che aiuteranno le persone a confrontare i vari punti di vista. Cercheremo ovviamente di dare voce soprattutto ai punti di vista che non hanno voce nella stampa tra virgolette ufficiale e in quella televisiva, e speriamo che esista il mercato al quale noi ci rivolgiamo. Noi siamo per il libero mercato al punto che non vogliamo i soldi dello Stato e non vogliamo i soldi dei partiti, quindi il giornale o trova dei lettori oppure muore, e dato che è brutto vedere un giornale morire, noi se non ci sono i lettori non lo fondiamo nemmeno, non lo lanciamo nemmeno, e speriamo quindi che alla nostra offerta segua una domanda, o meglio che la nostra offerta venga incontro a una domanda che già c'è e che finora era rimasta inespressa. Grazie. Che è un dato assolutamente eccezionale per noi, e che significa che i prossimi incontri, perché ovviamente chiederemo a Marco di tornare, verranno fatti o nelle piazze o nell'area spettacoli di questa stupenda area che stiamo recuperando e che presto sarà presentata anche come possibile richiesta al patrimonio dell'umanità. Condicio, la risposta alle domande avviene nella stanza accanto, per poter fare felici anche quelli che sono stati accalcati in piedi nella stanza accanto. Grazie. Chi volesse farsi autografare i libri sono in vendita nella stanza accanto. C'erano domande? Ci sono persone che vogliono fare domande?